Rimena, ma. Sì. Rido perché sono in contatto diretto con Raffaele al telefono. Siamo in diretta da questo momento in poi. Si augura che questo lunedì possiamo passarlo nel migliore dei modi. Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Gassinesi. Lunedì 4 gennaio 2021, una delle tante puntate che vi aspettano di tanti auguri, saluti e baci. Questa puntata di oggi vuole essere, come dire, una specie di apripista della settimana, una sorta di alternativa a quella che è il radio show, un'alternativa a quello che è il top import mixage, cioè in pratica è un altro programma dove chiacchieriamo insieme con i nostri ospiti, e questi ospiti sono Raffaele. Ciao Raffaele. Buonasera a tutti. Oh, Raffaele, ovviamente voi sapete, è il mio co-conduttore, conoscete il mio co-conduttore storico, ormai sono anni. Quanti anni è che siamo insieme in radio, Raffaele? Quanti anni? Facciamo un po' una specie di remember. Quanti anni? Fai un calcolo. Fai un calcolo. Quanti anni Allora, siamo con te in radio, Raffaele? io facevo il canto a Napoli, E Riccardo faceva, si beveva le il birre. conduttore, Con la ma birra in mano. tu poi veniva dopo di E noi. io facevo il disco top import mixage con la musica della discoteca, che ovviamente ancora oggi facciamo in diretta online. Online. No, online. Online. Oh, è per dire nello sgabuzzino, Guarda. no? Tu, Raffaele, dove sta? Nello sgabuzzino. Vabbè, senti, Raffaele, quanti anni sono più o meno? Sono passati tanti anni, no? Sei una quarantina e Che più. c'è una quarantina d'anni? Che mi sopporti o che ti sopporto? Che ti sopporto e che Però parte. tu di giri e rigiri sempre, ma mi vuoi bene, di la verità. Senti, Voglio. con te chi c'è in casa adesso, in questo momento? No, io mi trovo nella stanza mia, Ah, seduto con il a cagnolino. riscaldarmi Con un il po' cagnolino, da. con il cagnolino. Vabbè, senti, facciamo un appello a quelle persone che si sono collegate. Se eventualmente qualcuno di voi si è collegato, ci scrivesse almeno un commento, un ciao, per dire, così almeno vi salutiamo in diretta, perché è bello quando la persona si collega e sta in questo momento a guardare la diretta. Dice, ma ci sono un sacco di persone che stanno guardando. Chi sono? Non so, c'è la Lu Smile, che salutiamo, la società di servizi. Ricordiamo di andare anche sul sito internet, digitare www.lusmiletrani.it, dove ci saranno tutte le notizie di questa bellissima società di servizi. Inoltre voglio ancora salutare e ringraziare Isabel a Trani di tutto di più, un negozio di intimo uomo, donna e bambino, dove il nostro Raffaele si veste. Da dove ti vesti, Raffaele? Da... Isabel. Bravo, saluto Giuseppe Leone che sicuramente si sta, come dire, divertendo. In più voglio salutare il mio caro amico Andrea Di Lernia della Giussi della Stazione. Poi, se volete, preparati tutti al momento, domani, se qualcuno di voi deve preparare a pranzo, per esempio, non so, un primo, un antipasto, un dolce, andate dalla Giussi della Stazione, troverete tutto quello che serve, che vi potrete portare a casa. Sono piatti da sport. In piazza 20 Settembre di fronte alla stazione, in angolo via Cavour. Poi salutiamo e ringraziamo il mio caro amico di Savino Onofrio, per gli amici tutti noto come Elettrauto Lucio. Ciao Lucio, buonasera ad Anna Landricina. Saluta ad Anna che sta guardando la diretta. Ciao Anna, Ciao Anna! con me c'è Raffaele. Raffaele è il mio co-conduttore che sta con me, faremo una chiacchierata insieme, ricorderemo bei tempi, magari di quando iniziamo la radio, negli anni 70, te lo ricordi quando è iniziato Sì, la... sì, sì. Bellissimo. Salutiamo anche Elettronica 2000, che è un negozio di componenti, accessori elettronici che potete trovare in via Medeo numero 57 61 a Trani, con un nuovo punto vendita. Salutiamo Maria, saluta Maria, saluta Maria, Raffaele. Ciao Maria! Salutiamo Giusy, salutiamo Domenico, salutiamo Renato, tutto lo staff di Elettronica 2000.
Elettronica 2000, eh? Eh certo, un saluto da parte di Anna, dice ciao Raffaele, l'ha scritto sul commento adesso Anna, eh? Poi ancora un saluto e devo ringraziare sempre comunque il mio caro amico Nico De Lucia della Delta Informatica. Perché? Perché Nico De Lucia è una persona così tranquilla, squisita, così amabile, che riesce a sistemare qualsiasi problema al tuo computer, al tuo smartphone, al tuo tablet, se avete problemi alla rete internet, vi risolve tutti i problemi. Infatti oggi avevo delle difficoltà in questo senso e ho chiamato loro, mi sono semplicemente sentito e per telefono abbiamo risolto il problema. Grazie Linda! Senti, Raffaele, tu hai per caso con te uno smartphone da dove mi stai chiamando? No. E da dove mi stai chiamando? Dal? Telefono. Quello è lo smartphone. Ora si chiama... perché quello... Scusa, vai su internet con quello? Vai a vedere sì, i film... Vai a vedere i filmettini quelli con le donnine, tu? Eh? Dì la verità. Marpiongello, birichino, Marpione. Purcellum, purcellin. Senti, se hai qualche problema di telefonia, se devi risolvere il problema, puoi andare da Delta Informatica per il tuo telefono, per il tuo smartphone, per il tuo tablet o per il tuo computer, per qualsiasi altra cosa, va bene? Va bene. E poi aspetta, non ho finito, perché devo fare un saluto ad una persona. Senti Raffaele, ti faccio una domanda. Sì, dimmi. Secondo te, se io dico qual è il caffè da bere e da gustare? Caffè Svevo. Ah, e io lo bevo. Abbiamo fatto anche lo slogan con la rima, hai visto? Quest'anno Franco non mi ha dato una busta di caffè. Mannaggia, Franco, dà una busta marchetta. Calendario, niente. No, calendario te l'ho portato io e me l'ha portato Franco. No, attenzione. L'abbiamo preso da Marianna, che salutiamo. L'abbiamo preso da la... Marianna. Salutiamo anche Mino Sansaro della Spam, perché anche lui ha fatto, come dire, questi calendari. E Franco, che è il cognato di Mino, è andato a prendere il calendario proprio per te. L'ha portato a me e ha detto portaglielo a Raffaele. Scusami. L'ha portato lui. Quindi non puoi dire che la come si dice, il calendario non l'hai avuto. Hai avuto le pene, hai avuto. Le pene hanno già terminato, tutte e due. E ci sono si mangiate. Ma io scrivo sempre. Sì. Dai. Sa scrivere, uno che ha fatto 6 volte la prima elementare, giustamente. Senti, vabbè. Senti, dobbiamo anche salutare, e io qui voglio la tua consulenza. Se io ti dicessi per puro caso, che tipo di materasso usi a casa? A molle oppure quello con lattice? Mi rispondi? Ma a lattice? Ma io ti posso consigliare, posso consigliare a tutti i miei amici un negozio dove il proprio materasso, perché io sinceramente l'ho acquistato da loro, e volevo informare anche gli eventuali interessati che c'è un negozio in corso al Cide De Gasperi, al numero 19, si chiama Permaflex, ed è a Trani, ha delle idee da sogno. Si trova proprio di fronte al Bar Pantheon, in corso al Cide De Gasperi, accanto a Pizza Fast, tanto per dare un riferimento, e se eventualmente vi trovate da quelle parti, o mi salutate Michele, o mi salutate Marco, o mi salutate Giancarlo, uno dei tre, se qualcuno di questi nostri amici è in questo momento collegato, mi farebbe piacere salutarli in diretta. Però dico, il negozio Permaflex Strani è il nuovo nostro collaboratore, che noi salutiamo il nostro collaboratore. E io vi lancio nei commenti proprio la pagina Facebook, che se volete potete andare a dargli un'occhiata. Ciao Alfonso, si è collegato anche
il nostro amico Alfonso. Ciao Alfonso, buona serata ad Alfonso e a te Raffaele, un saluto agli amici della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, quella dei Cappuccini, salutiamo, saluta a Don Gaetano. Ciao, ciao. Come sta Don Gaetano? A proposito, fatemi sapere. No, sta ancora in ospedale. È ancora in ospedale, mannaggia, sì. Si riprende al più presto Don Gaetano, mi raccomando, deve venire a servire messa, noi l'aspettiamo con piacere. Poi salutiamo Nico Caterino, dice ciao Vittorio, buon anno, saluta Tommaso Manzi, saluta Tommaso du Christophe Colomb, voglio, saluto. Buonasera Tommaso. Salutiamo anche la sua signora Brigida. Ciao Brigida. Salutiamo anche il mio amico Enzo Laberinto. Ciao Vittorio, sei instancabile. Saluta a tutti gli amici di Trani. Lui ci scrive e ci guarda da Sesto San Giovanni. Senti, saluta Enzo. Lui ha cantato ciao, ieri. Enzo, ci ha cantato Napulè. Oggi vi faccio ascoltare la canzone di Enzo Laberinto, che è una bellissima canzone, che è stata inserita proprio sulla sua pagina YouTube e si intitola Indovina come? Come? Quando una cosa si vuole per tante altre volte, come si dice? Come? Quando tu vuoi una cosa, come dici? Dai, dammela la cantava Edoardo De Crescenzo, dai, vediamo se te la ricordi la canzone. Edoardo De Crescenzo la cantava. Ancora, ancora da dove? Purtroppo, ancora la canzone si chiama Ancora. Senti, questa canzone si chiama La cantata, ha fatto lui una cover. Io la vorrei ascoltare dopo, magari quando i nostri amici sono già belli, come dire, collegati. Io mando il link nei commenti, così eventualmente qualcuno di voi può già ascoltarla in anteprima. Io gli ho dato una grande mano al mio caro amico Enzo, perché sinceramente voglio dare sostegno audiovisivo a chiunque possa avere bisogno, perché soprattutto in questo momento internet, c'è molta gente a casa, e allora sai. A proposito, tu da quanto tempo che non esci, Raffaele? Di me? Da quanto tempo non esci da casa? È un bel po'. Sì. Mannaggia, come mafe. Senti, passiamo un po' il tempo così. A proposito, quando torni in trasmissione? Non domenica. L'altra. Che viene. Ah, all'altra. Allora mettiamo un punto sul punto fisso sulla data. Il prossima domenica, non il 10-17 di domenica. Allora sarà con noi Raffaele. Annunciamo in anteprima. Attenzione, signore e signori. Abbiamo l'annuncio in anteprima, eh? Ciao da Enzo. Ciao da Enzo, Raffaele, ti saluta Enzo. Ciao Enzo, sai benissimo che è un tranese che si è allontanato dalla città natale e vive a Sesto San Giovanni. Domenica ha mangiato bene, domenica, la signora ha preparato buone cose, eh? Ho visto che ti sei dedicato alla cucina, signora. Beh, a proposito, come si chiama la tua signora? Mi ricordo sempre un altro nome, ma non voglio dirlo, ancora sbaglio. Enzo, dici come si chiama la tua signora, che la salutiamo, perché la vediamo anche nell'immagine di questa canzone che tu hai cantato, che è molto bella. Si vede due cuori, due innamorati, e vorrei salutare la tua signora. Poi ancora non abbiamo fatto gli auguri di compleanno, eh? Raffaele, hai qualche augurio di particolare compleanno a qualcuno da fare ora? No, vero? Non c'ho nessuno. Nessuno. Allora facciamo una cosa. Senti, ma spiegami, ma tu stai sul letto, tranquillo, spaperanzato, dove sei in questo momento? No, sto seduto sul letto, sì? Vicino al riscaldamento. Al riscaldamento, che perché ti riscalda, giusto? Sì, fa freddo qua. E noi siamo proprio al nord.
Ma è così, non lo so. Vabbè, comunque, innanzitutto devo fare tanti, tantissimi auguri di buon compleanno alla mia cara amica Isa. Buon compleanno, Isa! Auguri! Auguri a Isa, buon compleanno, Isa. Poi un saluto, devo farlo, ad Andrea, a Luigi, ad Arianna e Vincenzo. E chiedo ad Andrea di fargli una bella tirata di orecchie. Quanti sono gli anni? Così almeno vediamo un po'. Quanti anni compie Isa? Tante sono le tirate di orecchie, bisogna farle. Tanti auguri di buon compleanno da parte mia. Anche abbronzatissima. Sotto il raggio di un sole. E non regge la bicicletta. La bicicletta arata. Senti, auguri a Michele Lattanzio. Ciao Michele, buon compleanno. Siamo in diretta. Se vuoi ascoltare i tuoi auguri, puoi anche riascoltarli in un altro momento. Se vuoi, puoi anche intervenire in diretta e dire va. Salutiamo. Ah, salutiamo anche Mary, la signora di Enzo. Ciao Mary. Ciao Mary. Ecco, salutiamo anche Enzo e Mary che sono anche loro collegati. Inoltre, auguri di buon compleanno ad Anna Claudia Cormio. Era un capito diverso, dai. Anna Claudia Cormio, non capire pischi per fiaschi. Poi, canto si capace, Laura Pellegrino, tanti auguri a Laura Pellegrino, buon compleanno Laura. Ciao Laura. Ciao Laura. Ciao Lauretta mia, bimba dorata. Senti, ad ogni nome dobbiamo fare una canzone, va bene? Sei pronto? Vediamo. Vai vediamo. Con un brano. No, devi cantare una canzone. Devi cantare la canzone di ogni nome. Michele, per esempio, c'è una canzone di Michele? Sì. Michele. Susan dei Marinai. Cantava Susan dei Marinai, Michele. Non sai? Susan de Marinai, e Laura, Lauretta via, oppure Lauretta mia, oppure Laura non c'è, Laura non c'è, è andata via. E poi nient'altro, non darò good cue. Senti, poi c'è Gennaro Giacom Marasciuolo, Gennaro, che cosa ti viene in mente di Gennaro? Una qualsiasi cosa. Gennaro, dov'è il santo patrono di Gennaro? Dove sta? A Napoli. Bravo! Cantami la canzone napoletana, un accenno, vai. Un accenno. Oh, andiamo bene. Basta che c'è sto sole, che c'è rimasto mare. Chi ha avuto. Poi chiamiamo in causa e facciamo tanti auguri alla nostra cara amica Travisano Lucia. E quindi qui la canzone è facile, dai. Lucia. Il 13 dicembre. Santa Lucia. Mo ti voglio. Senti, tu non l'avrai conosciuto, ma io sì, perché era il factotum e non solo, anche il direttore artistico di Radio Canale 93 negli anni 70-80 ed è Cosimo De Ceglie. Salve Cosimo, tanti auguri, buon compleanno. Non so se tu lo conosci Cosimo De Ceglie, ma io gli voglio... Se lo vedo! Certo, vai a vedere sul suo profilo Facebook, perché comunque lui è anche su Facebook. Ciao Cosimo, tanti auguri, buon compleanno! Facciamogli tanti auguri anche a lui. Ciao Cosimo, senti, auguri. Non hai una canzone che porta il nome di Cosimo, qualcosa che è attinente a Cosimo? Né quella là. Evviva Santo Cosimo. Damian. E c'è un Santo Virgio. Sei un pazzo, si pezza a sé. Senti, poi ancora, questo è facile. Auguri ad Angelo Martinelli. Qua ti viene qualcosa su Angelo, forza? La canzone. Angela mia. Ma quella è Angela, non è Angelo. È Angela. Angelo. Vabbè, senti, facciamo così. Gli auguri anche a Dora Antonacci. Dora, c'è un nome. Dora. Niente? Non ti viene?
Non ti viene, non ti viene. Leonardo Manzi, ti viene qualcosa su Leonardo? Leonardo. Vediamo la tua fantasia se scopre qualche canzone su Leonardo. Ah, c'era Sergio Leonardi. Non ti scordar di me. Senti, dobbiamo fare anche gli auguri al mio caro amico Antonio Mazzilli. Antonio, ti ricorda qualcosa? Antonio Mazzilli, buon compleanno. E qui c'è una canzone per te. Che canzone facciamo da Antonio? Antonio. Senti, lui è un chitarrista. Lui suona molto bene la chitarra. Madonna. Lo sai, eh? Senti. No, non sapevo niente. No, possibile? No, è qui è bello il fatto. Senti, noi... Io gli volevo dedicare proprio il disco Can de Can dei no, Suzy 4. Aspetta, è la chitarra. È la chitarra. Viene fatta così. Ma quello non sono i Suzy 4. Quelli sono gli Shadows e quelli Apache. Che c'entra? La chitarra sì, però siccome lui è un chitarrista rocchettaro, no? Che dici? Facciamo ascoltare un pezzo di Can de Can, così giusto per sdrammatizzare un po'. Mo ce l'ho io. Mo ce l'hai? E a chi devi dire grazie? Di la verità. Come l'hai trovato il disco? Cassinese. Cassinese, no Cassinese, che ci venga detto una buona patch. No, hai sbagliato a dire Cassinese. Io non sono Cassinese. Cassinese, hai capito? Cassinese. Sentiamo un po' se riusciamo a farti sentire anche a te. Fermo un po', musica. Eccolo. Vai. Parte. È partito. Tu non lo senti, ma io lo sento. Can de Can. Lo so, sta con la cuffia. Come fai a sentire tu? Lo senti? Sì. Ok. Wow! Siamo scatenatissime oggi. Accettonatemi alla casa. La chitarra, voglio un po' di chitarra per Antonio. Yes! Questa mi fa impazzire, senti questa parte. È spettacolare. Na, 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 na. Bella. Bello, Can de Can. Ci sono un sacco di belle canzoni in questo album. E grazie anche alla passione che ci condividiamo. Io e il mio caro amico Raffaele, lui per un certo verso, io per un altro, però devo dire. Tu sei anche un po' rocchettaro, Raffaele, eh? Vedo che c'hai qualche bel dischetto, c'hai anche Jotex. I got you. Jotex, gli Apache. Ah, sì, Shadows. Shadows, c'hai. Bellissimo degli Apache. La batteria. Allora, faccio la batteria. Senti, questa qua, Shadows. Scendo un po'. Sta per partire Shadows. Tu. Come fa quella canzone? Senti. Shadows, sì, ho capito, ma non pare sta tosse che sembra che stai morendo. No, l'ho capito che non è come si dice, non è la tosse vera, è quella fatta tipo percussione, però è bello sentire questa versione di Shadows. Vabbè, comunque abbiamo ascoltato due pezzi, giusto per fare gli auguri anche a quelle persone che oggi festeggiano il compleanno. Ce ne sono ancora, c'è Gwendalina Moretto,
la nuora, la nuora, senti un po' chi è, la nuora di Giuseppe Leone, di Isabel. Ciao Gwendalina, buon compleanno, auguri in famiglia. Auguri, eh. Saluto, saluto tutti, saluto. A proposito, c'è Alfonso Nenna che dice: Vittorio, mi raccomando, domani che è il compleanno di mio padre, domani compie gli anni, quindi facciamogli tanti auguri a Cosimo Nenna per il suo compleanno domani, e mi raccomando, ehi, non volevo lo string, caccuto, faccio un bermir, hanno ce l'ha torto, allio. sì, no, non è infermiere, è dottore, attenzione, no, questo devo correggere, scusate, io ormai sono, come dire, sono molto amico di Cosimo, ci conosciamo da, veramente da quando era ancora... ancora un ragazzetto, e quindi posso permettermi di scherzare con lui. Comunque dottore in pronto soccorso, è vero, al pronto soccorso di Trani, punto di primo intervento. Ma no, come la madre, vabbè, mi fanno incazzare quando sono queste cose. Vabbè, comunque auguri a Cosimo, il mio caro amico, domani compleanno, e ancora tanti auguri. Raffaele, fermati un po', vediamo un po' se ti viene qualcosa. Laura Verrigni, c'è una canzone Laura. Su Laura? Laura non c'è, è andata via. Adesso ha perso la camera. Auguri anche a Tonia del Giudice. Ciao Tonia, buon compleanno. Ciao, a te Tonia. Tonia. E poi ancora Luana Patruno. Quanto tempo è passata, Luana. Ciao, buon compleanno. Tanti, tantissimi auguri a Luana Patruno. E poi ancora ad una nostra carissima amica, e lì c'è sicuramente una canzone, io me la ricordo, c'è anche, vediamo se te la ricordi anche tu, si chiama Giulia Pappolla, questa nostra amica. Tu te la ricordi la canzone che fa di Giulia? Vedi che te la ricordi la canzone? Gianni Togni era quello, vero? Gianni Togni Giulia, sentiamo, eccola qua, Gianni Togni con Giulia. Giulia, oh mia cara, tanti auguri Giulia. Giulia, oh mia cara, ti prego salvami tu. Tu che sei l'unica, mio amore, non lasciarmi da solo in questa notte. Giulia, che canzone che è questa, Giulia? Senti, ancora un altro compleanno e abbiamo terminato. Ancora una volta tanti auguri alla nostra cara amica Isa per il suo compleanno, e Stefania, buon compleanno anche da parte di tutti quanti noi di Radio Show. Allora, fai gli auguri a Stefania, dai. Stefania. Un augurio a Stefania, un genere di Stefania, ce ne sono tante Stefania. Lei è la cara amica, compagna, moglie del mio caro amico Giovanni. Quindi salutiamo Giovanni, salutiamo Stefania e buon compleanno. Sei pronto per cantare tanti auguri a te? Vai con la musichetta, vai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. A te. Tanti auguri a tutti. A tutti. Tanti auguri a te. Sta bene, esatto. Va bene. Esatto! Benissimo. Senti, allora, domanda da $1.000.000. Il giorno della Befana che fai? Che capi? C'è tanto dono a casa. Non vuoi venire a lasciare i doni con le calze, le Befane, la no, calzone? No, cioè, che ho le calze. Niente, nemmeno la calza. E sei cattivo, perché non... No? No. Niente, vero? Mannaccia, no, niente. Mannaccia. E vabbè, senti, sto per far ascoltare una canzone. Tu, io ti faccio l'indovinello, vediamo se lo riesci a risolvere. Lui... Ma per la domanda... A chi? A Mario? Non si è collegato Mario. Mario, se sei collegato poi ti faccio la domanda. Senti, allora, questa canzone, tu guardando, ti faccio una domanda, guardando in cielo, cosa vedi? Le stelle. Bravo. C'è una canzone che ti ricorda le stelle? C'è una canzone? Alan Sorrenti. Figli delle stelle! Bravo!
Allora, Alan Sorrenti con I figli delle stelle. L'abbiamo... Oh, mi hai dato un assist di quelli spettacolari e pazzeschi oggi, eh? Oggi stai proprio in forma, Raffaele. Devo riprendere, però. Sì, stai in forma, oggi stai in... A te... a te il latte ti ha fatto bene. Vengo con una testa nuova, dai. Un let catir. Mannaggia, guarda. Ma quante le combini, sei troppo forte. Senti, voglio far sentire la canzone di Enzo Laberinto, si intitola Ancora, di Ancora. Edoardo De Crescenzo. Pezzo straordinario, pezzo bellissimo, sono passati chissà quanti anni, non mi ricordo manco quanto tempo fa è uscita questa canzone, perché giustamente... 64, dai! 64. Ma che cacchio dici? No, ancora... Ancora di Edoardo De Crescenzo era, no, negli anni 80, penso. Se voglio, ho visto, 1981, penso un po'. 81, come vai. Faceva quella canzone, te la ricordi? Il testo. No, non mi ricordo. E notte alte sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio. È meglio che la canta Enzo, dai, forse è meglio. Sentiamo Enzo. Enzo, buon ascolto di Ancora, cantata dal nostro caro amico Enzo Laberinto, Enzo Lab, che canta Ancora per Mary. Insieme a te ci stavo meglio, più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, e questo amore che era un frutto e cervo. E adesso che ti voglio bene io, ti perdo. La senti? Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, direi, non mi fai volare in alto quanto lei. Bella proprio, eh? Notte alta e sono sveglio, e mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia, e prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi a una finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te. Ancora amore, che bella questa canzone, Raffaele, che te ne pare, che te ne pare? Ancora di Enzo Laberinto, cantata da Enzo. Ma hai sentito come canta bene? Che bella melodia di voce, che spettacolo proprio di voce, mi piace, mi piace. Il nostro Franco l'americano sicuramente sta ascoltando, che dici? Quello non sta ascoltando, quello... non lo so, custi a Dremage. No, quello secondo me se n'è andato a farsi la passeggiata, lui ha bisogno di prendere lo iodio. Lui va sempre a farsi la passeggiata, va a prendersi lo iodio, va a salutare gli amici del bar. A proposito, se il bar non ha questo caffè, il caffè Svevo, dovete prenderlo, perché il caffè Svevo e io lo bevo, è vero? Ciao Nunzio, ciao Nunzio, si è collegato Nunzio da Bergamo, ciao Nunzio, un saluto a Nunzio,
un saluto anche da parte di Raffaele che è con me collegato. Salutiamo tutti i nostri amici. Questa trasmissione si chiama Tanti auguri, saluti e baci, niente di più. Cioè, facciamo due chiacchiere insieme, ci mettiamo, come si dice, a fare un po' di come dire, di chiacchiericcio. No, chiacchieriamo e basta. Vogliamo vedere se riesco. Aspetta, fammi provare a chiamare Cosimo, vediamo se riesco a mettermi in contatto con Cosimo. Aspetta, scusami, sto provando a chiamare Cosimo De Ceglie da Trani. Se mi risponde gli faccio tanti auguri in diretta, dai, visto che ci siamo, visto che ce l'abbiamo, abbiamo il telefonista. Scusa, lui ha portato un sacco di dischi di Isabella Iannetti, lo sai? Sì. Non so se risponde però, perché so che è una persona molto impegnata e allora probabilmente avrà da fare. Cosimino, stiamo provando a chiamarlo, ma sicuramente se lo chiamo col telefono regolarmente, ma poi mi cade la linea Raffaele, no, mi dispiace Raffaele, lasciarlo in attesa, no, niente da fare, niente, squilla ma non risponde, niente, a meno che non è come Franco l'americano. Pronto? Non è pronto. Mi dispiace. Non è pronto. Proviamo a fare che altro, non lo so. Un tentativo l'abbiamo fatto. Basta. Più di uno non ne posso fare. A lui piace ascoltare musica. Tu lo conosci, se lo vedi lo conosci. Comunque, senti, facciamo un revival di grandi periodi degli anni 60, 50, eh? Che ne dici? 73, dai. 73? 73, perché 73? No, ho detto così, dai. Tu sai come so io. Se non sono così, non li voglio. Zibalabal. Aspetta che facciamo, vediamo un po', eh. Sfogliamo questo libro, Ricordando si chiama. Questo libro è un libro dove, secondo me, tu dovresti leggerlo, questo qua, lo sai? E come pensavo da? Dovresti leggerlo perché è bello dei ricordi, dal punto di vista dei ricordi. Hai detto anni 70? Sì. Però io negli anni 60, vabbè, facciamo 60-70, va bene? Allora, tu sai chi era il sindaco negli anni 60? 63 per l'esattezza? 63. No? Ma... l'avvocato Francesco Mongelli. Mongelli. E attenzione. La prima edizione di Festival di Trani, da quelle, diciamo, iniziali. Tu te ne ricordi qualcuna? Il Festival di Trani, dove si tenevano? Vicino alla villa, sì. E in Piazza della Repubblica. E in Piazza Plebiscito, e in Piazza della Repubblica, e anche in Piazza Quercia. Ricorderai. Piazza Quercia. Senti, ci furono delle edizioni di queste, di questo festival, che ha visto degli ospiti importanti in gara. Ne ricordi qualcuno importante di quel periodo? Isabella Iannetti. Benissimo, Isabella Iannetti, che salutiamo. Ciao Isabella Iannetti, la grande Isabella Iannetti, che ha portato la musica della nostra città in giro per tutto il mondo, anche perché ultimamente è stata anche rivisitata una sua canzone da Donato Di Leo, che ha rifatto proprio questa versione che adesso vi faremo ascoltare. La vado a cercare. Davvero bella, infatti. Vabbè, datemi il tempo di farlo, lo facciamo dopo. E poi ancora c'erano altri: Peppino Di Capri, te lo ricordi? Nico Fidenco, Leggermele Kessler, Bobby Solo. Chi altro c'era? Little Tony, Nico Fidenco. Chi ha presentato, te lo ricordi? L'ho scoperto io. Chi era?
Pippo Baudo. Pippo Baudo. E benissimo. Poi allora, un'altra cosa. Vediamo se ti ricordi qualcosa. Allora. Vediamo un po' che altro, cos'altro possiamo ricordare. Sì. La cantante Isabella Iannetti vince il Festival di Napoli in coppia con Mario Abate con la canzone Cuore Napolitano nel 1964. E la grande Isabella. 64. Nel Cantagiro ci fu un festival della canzone italiana vagante per tutto il paese, tra cui c'erano anche tanti altri big. In gara c'era Tony Renis, Renato Rascel, Rita Papone ed altri. La tappa a Trani viene vinta da Cocchi Mazzetti. Te la ricordi Cocchi Mazzetti tu? Cocchi Mazzetti, no, è una cantante. No, Cocchi Reinato, è un sapap. Senti, guarda, in questa foto, proprio io sto guardando, qui c'è una foto giovanissima dove c'è Isabella Iannetti e qui c'è anche Cosimo De Celli in questo gruppo di amici della radio che fu fatta proprio negli studi di Canale 5, all'epoca era Canale 5, quando non esisteva ancora Canale 93. Praticamente prima del 77, mi pare. E figura con Isabella Iannetti, disco degli anni 60, che poi ha vinto con questo Cuore. Ah, si è collegato anche il nipote di Enzo Laverinto. Come si chiama tuo nipote Enzo? Che gli facciamo un saluto. E da dove, e da dove si è collegato? Vediamo un po'. No, non conosco nessuno Enzo. No, Enzo Laverinto che ha cantato ancora poco fa, gli abbiamo fatto sentire, si è collegato anche il nipote adesso. Vediamo un po' se riusciamo a contattare. Allora. Il primo sindaco donna che è mantenuto l'incarico dal 65 al 70. Come si chiamava? Sindaco donna di Trani. Vediamo se te lo ricordi. Era la professoressa Antonia Dallara. Dallara. Poverino. Che razza di alunno sei? Vabbè, Antonia Talamo, salutiamo i familiari, ovviamente la professoressa Talamo ci ha lasciato qualche anno fa. E poi ancora, abbiamo Mistrani, la signora Teresa Botta, nel corso di una Miss dedicata alla prima estate, viene eletta Mistrani, la signorina Teresa Botta, dove è stato fatto presso il Lido Colonna. Bene, ancora estate tranese. Si susseguono nel famoso Dancing La Lampara tanti attori, cantanti di richiamo che ovviamente hanno messo fine all'epoca del Festival di Piazza, del Festival di Trani, e poi hanno riportato tutto alla Lampara. Vediamo un po' se riesco a farti dire una cosa che tu forse ricorderai. Ti faccio un'altra domanda, vediamo se questa domanda è facile, eh? Questa è facilissima. Allora, mo' mi devi dire, quando il Trani andò in Serie B, te lo ricordi? Sì. Benissimo. Sì. I festeggiamenti durarono per diversi giorni e terminarono con il famoso taglio di che cosa? A. Baffi. B. Capelli. C. Orecchie. Insomma. Che c'entra? Ho detto, chi è che si tagliò? Che cosa si tagliarono in quel periodo quando andarono in Serie B? Baffone. Bravo. I baffi di Giulio Orizzonte. Che lui sacrificò quanto aveva di più caro, che non si tagliava. Bravissimo, eccolo qua, c'è la foto, guarda, io ho anche la foto, eccola qua, vediamo se la riesco a far vedere alla webcam. Nicola ha detto, ovviamente Nicola, il suo nome era Giulio, il suo nome originale. Poi vediamo un po' se ti riesci a ricordare qualcosa. Ma ti faccio una domanda molto più semplice. Giuseppe da Milano si è collegato, ciao Giuseppe da Milano, salutiamo Giuseppe. Poi ancora, allora, fra i personaggi degli anni 60, tu che sei, di che anno sei, Raffaele? 54?
No, 57. 57, bene, hai quindi 63 anni, giusto? Sì. Quindi sì. Negli anni 60 tu potevi ricordarti, per esempio, se io ti dico Cosmia de the Tom, CR. Cosmia de the Tom. Cosmiad. Pizzeria. Sì, la pizzeria in piazza. Bravo. Cosmiad pizzeria in piazza della Repubblica, piazza Bisceglie, faceva buonissime pizze francesine e focaz. Benissimo. Poi attenzione, qui ti faccio una domanda a trabocchetto. Voglio sentire chi è che con il suo carretto sostava all'angolo del marciapiede della famiglia farmacia Ruggeri e vendeva specialità come Cicer, Semmiand, Favarstut, Cerlin, Castagnec, Tared, Zucker e Gazzos. Come si chiamava? Inizia con la S, inizia con la S. Schippone. Bravo, Schippone. Bravissimo. Benissimo. E adesso io ti dico chi era Giroud. Giroud, tu conosci a te? A chi non ho capito bene? Giroud. Giroud. Era, lo dico io, forse te lo ricordi tu, un anziano garzone, il più anziano di bottega che era presente ogni giorno presso il vecchio macello comunale, pronto ad aiutare i macellai tranesi che andavano lì a raccogliere la loro, come compenso per l'aiuto prestato, prendeva le frattaglie delle varie bestie che poi vendeva per sopravvivere. Giroud, questo è Giroud. Poi ancora, attenzione, mo ti devo, sicuramente lo conoscevi, Cicciuied. No, bravissimo. E io qui voglio ricordare questa persona, questo personaggio, perché insieme al complesso musicale di Gianni Greco rallegrava le tante feste nuziali, era uno dei primi animatori di quel periodo, a volte accompagnato dalla sua mimica spettacolare, quale quella di Cicciuied. In molti matrimoni si festeggiavano nelle sale ricevimenti del cinema Impero, e quindi Cicciuied è stato il primo animatore in assoluto a Trani. E c'è batteria e catanà. Attenzione, in che senso, che batteria aveva? Batteria per suonare. Ah, aveva proprio la drum machine. Bene. Senti, adesso voglio vedere se riesci a ricordare anche qualcosa di importante. Gino Palumbo, chi era o chi è ancora vivo? Gino Palumbo è stato vincitore del Festival di Trani nel 59. Ha vinto 3 puntate della famosissima trasmissione Sette Voci, condotta da Pippo Baudo, e poi ha continuato la sua carriera per diversi anni, e quindi questo faceva anche l'astrologo. Si faceva chiamare Gian Belmondo, che salutiamo sicuramente all'ascolto. E poi ancora un giovane cantante scoperto per gioco. Nella sua breve carriera riuscì a cantare con grossi personaggi di allora ed esibirsi all'Olimpia di Parigi, all'Accademia di Brooklyn e al Palace Art Milano. Questo faceva un nome, ovviamente il suo vero nome e cognome era Gianni Lociale. In arte si chiamava Giannetto! Giannetto. Benissimo. Giannetto. E poi ancora altri personaggi storici, diciamo, degli anni 60 sono, difficile per, diciamo, da collocare per i suoi molteplici interessi nel mondo dello spettacolo, dello sport, delle attività commerciali. E sicuramente è stato il mitico Oscar De Rosa, al secolo Tony McLamet. Tony McLamet, chi la clamet, tu tengo sentito. Era uno dei tanti personaggi dai mille aneddoti, uno di quelli che la vita l'ha sicuramente vissuta intensamente, e mio padre domenica, ieri, lo ha ricordato per tante altre cose che siamo stati lì a chiacchierare con lui. Poi ancora, vediamo. Vai. Un po' se ti ricordi qualche altra cosa.
La curiosità Trani era poi la presenza di carrozze che si trovavano allineate nella piazza principale o davanti alla stazione ferroviaria dove svolgevano servizio, sì, ma soprattutto accompagnavano molti bimbi della, allora all'asilo e alla scuola elementare. Erano gli ultimi segni di un'epoca passata che stava cedendo il passo all'uso frenetico dell'automobile. E qui ricordiamo, con la sua mitica carrozza, la carrozza. Vediamo se ti ricordi chi era il cocchiere? Ti ricordi? Ti ricordi? Masin la carrozza, eccolo qua, in una foto storica degli anni 60. Però questa mi sa che è un po' più di questi ultimi periodi. Allora, vediamo se negli anni 70 ti ricordi qualcosa. Anni 70 ci fu Nino Benvenuti che ricevette una targa d'oro in onore del suo soggiorno a Trani per la preparazione della sfida mondiale contro il pugile Carlos Monzon. Te lo ricordi Nino Benvenuti? Nino Benvenuto, sì. Benvenuti. 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 Allora, negli anni Benvenuti. 70 viene rieletto il sindaco, il geometra Saverio Grilli. E nel 23 maggio del 70 viene inaugurato il cavalca ferrovia di Via Andria, che collega ovviamente il quartiere Sant'Angelo al resto della città. Sicuramente c'eri tu, no? In quel periodo, 70? Sì, sì. Oh, benissimo, vediamo un po' se ti ricordi qualcos'altro. Stiamo raccontando un po' la storia di Trani, ricordando dagli anni 40 l'abbiamo passati. Fatto, dagli anni 60 agli anni 70, vediamo un po' se ti ricordi qualcos'altro. Allora, in quel periodo ti ricordi chi era il monsignore negli anni 70? Monsignore. Chi era il monsignore? Ad agosto diventa arcivescovo. Ed era Monsignor Giuseppe Cara. Calabrese? Calabrese. Ah, beh, si vede che non va in chiesa. Carata, Monsignor Carata. Monsignor Giuseppe Carata. E invece. Poi ancora, vediamo un po', l'Olimpia Basket maschile conquista la promozione in Serie B, ma deve rinunciare a prendervi parte per la mancanza di un campo da gioco coperto, così come previsto dal regolamento federale. Solite storie politiche del periodo. Negli anni 70, esattamente nel 72, viene rieletto l'avvocato Nicola Baldassarre come sindaco. E poi vediamo un po' se ti ricordi qualcosa. Vediamo un po' se c'è qualcosa. L'8 gennaio del 73 il Moscato di Trani riceve il riconoscimento di prodotto denominazione di origine controllata, quindi quando bevete il Moscato sappiate che DOC. Bravo. Senti, nel 73 io ricordo perfettamente, perché volevo vederlo quel film all'epoca, ma era vietato, mi pare, ai minori di 18 anni, non ricordo come. Negli ultimi mesi dell'anno si gira Trani il film con la splendida Florinda Bolkan. Il film si chiama Flavia la monaca musulmana, te lo ricordi? Sì. Bellissimo. Sarà il primo film. Andò mio padre a lavorare là. Ah, bene, che cosa faceva? Una parte? Lavorava come comparsa? Faceva una parte da guardia. Ah, quindi hai un ricordo di tuo padre, ma si vede nel film? No, nel film poi non si vede. Vabbè, ma faceva parte, una comparsa, era tra le comparse. Vicino alla cattedrale lo fece. Sì. Infatti è il primo film di una lunga serie che poi ovviamente avrà la nostra città come set privilegiato di registi e produttori. Ovviamente ci saranno stati tantissimi altri. Vediamo un po' se ti ricordi qualcos'altro. Qui ci sono altre. Vediamo un po'. Negli anni 70 siamo negli anni 70. Il 12 febbraio inaugura il supercarcere, la nuova struttura che accoglierà i detenuti
che già dal 1860 vivevano precariamente nel vecchio carcere giudiziario che era collocato presso il Castello Svevo di Trani, l'allora Presidente del Consiglio, ovvero stiamo parlando dell'onorevole Aldo Moro, che venne a Trani il 12 febbraio per inaugurare il nuovo supercarcere. Poi Aldo Moro, alla presenza delle autorità nelle politiche locali, inaugura il Museo Diocesano il 13 giugno e poi, attenzione, cittadini tranesi in tutto il mondo, il 25 settembre 1975 viene ultimato l'ospedale di zona San Nicola il Pellegrino e poi ovviamente poi chiuso per giochi di altro tipo. Poi ricordi quanti cinema erano a Trani all'epoca, negli anni 70? Raffaele? Allora, l'Impero. L'Impero c'è sempre ancora oggi. Super cinema c'era. Quello vicino al comune, ma come? Bellini. L'Arena Bellini. Poi c'erano altri due, tre. Vediamo se te li ricordi. Quello scoperto era l'Arena. L'Arena Salver, bravissimo. E poi ce n'erano altri due, Ce n'erano altri due. Allora, ti dico dove stavano. Uno, e sicuramente non lo sai perché probabilmente non hai letto i libri di storia, e due perché probabilmente non l'abbiamo visto né tu né io. Io l'ho solamente letto su qualche libro di storia e magari con qualche foto. Uno stava in Piazza della Repubblica, dove sta l'orologio, all'angolo, quella specie di triangolo. Lì c'era un cinema, si chiamava Excelsior. Lì c'era il cinema Excelsior. E poi in Corso Vittorio Emanuele, all'angolo tra Corso Imbriani, c'era il cinema Corso. Un cinema Corso, sì. Lo ricordi? Sì. Perfetto, sì. Bene, abbiamo fatto una specie, diciamo, di spolverata di memoria dei cinema. Il 9 luglio, presso l'Arena Salver, viene presentato in prima nazionale il film interamente girato a Trani, si chiama Classe Mista, primo di una lunga serie di Lino Banfi, Alvaro Vitali, con tanti, Mariano Laurenti il film. Comunque, c'erano molte, Gloria Guida e tanti altri. Molte comparse erano di Trani, parecchi studenti, molti, moltissimi. Bene. Vediamo un po' che cosa possiamo fare ancora e cosa possiamo ricordare. Qualcosa che... Allora... Bene, il primo gennaio del 1979 il dottor Benedetto Ronchi lascia la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio per raggiunti limiti d'età, direttore dal 1952... Ha contribuito con innumerevoli scritti sulla storia della città ad accrescere culturalmente e civilmente la popolazione tranese. Gli subentra nell'incarico il dottor Mario Schiralli, che saluto, che lo aveva già affiancato da diversi anni nell'attività di bibliotecario. Grande Mario Schiralli, dottor Mario Schiralli, i miei saluti. Un saluto anche da parte del nostro caro Raffaele. Poi, vediamo un po' se qualcos'altro... Curiosità, tradizioni, personaggi del decennio. Vediamo un po'. Oh, benissimo. Nel periodo estivo gli emigranti più fortunati ritornavano a rivivere i loro cari, il loro mare, rivivere le loro tradizioni, riassaporare il profumo di natied de maccaruno forn, fett do forn de franghin. Com'è che faccia franghin? Voglio! Bellissimo, salutiamo Franco Magnifico, l'ultimo dei fornai a Trani. Poi ancora, è proprio in questo periodo che sulle spiagge si comincia ad ascoltare, stiamo parlando nel 1970 esattamente, la voce di un personaggio. Si chiama Leone di Lernia, che con la canzone Manenna Manen portava una simpatica novità dalla sua residenza milanese. Bellissimo. E poi ancora, ecco Leone, grande Leone di Lernia, ve lo faccio vedere nella sua foto, datata di qualche annetto fa, non so se si è visto, comunque la sto facendo vedere.
E poi ancora, attenzione ragazzi, ragazzi, qui stiamo veramente dove ci dobbiamo... Allora, poi vediamo un po'. Era poi usanza, nel periodo estivo, organizzare nei mesi caldi non occupati dai vari campionati dei tornei che si chiamavano le canicole. Te la ricordi tu? Le canicole. La canicola. La canicola. Era giocare a calcio, sì, fra diversi rioni della città, dove l'agonismo era così forte che molto spesso si finiva in rissa tra i giocatori o tra loro sostenitori. Il tutto però sempre terminava con una bella bevuta, con una bella Peroni, Perongina, la birra fresca. E poi, attenzione, i giovani dove si radunavano negli anni 70, negli anni, diciamo, del periodo di quegli anni? Sul marciapiede del Bar Tre Palme, in Piazza della Repubblica, dove passeggiavano su e giù, in attesa che qualche amico in possesso di una Fiat 850 o 600 gli permettesse qualche scorreria con la sua auto nelle ore serali. Invece ci si ritrovava nelle prime discoteche della città, il Freedom in via San Giorgio e la Mela in via Dalmazia. E ragazzi, quelle discoteche, se permettete, anch'io le ho frequentate e ci ho fatto anche il DJ in queste due discoteche. Poi ancora, vediamo un po'. Il tradizionale gelato artigianale, quando passava per le strade di Trani, il tradizionale carretto che vendeva il Moretto. Chi è che lo vendeva? Un Moretto, c'è come nap? Un gelato, come si chiama? Michaela Bechamar. Michaela Bechamar, e poi sta Pasquale. Pasquale? Pasquale, sì. Pasquale Michaela. Benissimo, benissimo. Ricordi anche questo. Perfetto. Allora, diciamo che negli anni 70... abbiamo quasi fatto tutto, solo una cosa non abbiamo ricordato: le radio private. Benissimo, eccola qua. Le radio private cominciavano a trasmettere i loro programmi e i loro quiz a premi, che intrattenevano a volte per intere nottate il pubblico d'ascolto. Radio Trani 1, Radio Trani International, Radio Canale 5 e Radio Bombo, in ordine di inizio trasmissioni, hanno regalato le colonne sonore di intere stati e non solo. Quindi io ho fatto parte sia dell'una, sia dell'altra, sia dell'altra, tranne Radio Bombo, che sinceramente è stata la radio che io praticamente facevo da concorrente in quel periodo con Radio Canale 93. Tu ovviamente su Radio Trani 1 c'eri, vero? Sì, c'era. C'eri. Radio Canale 93 pure, ovviamente, subito dopo. Mi ricordo un particolare di Radio Canale 93, che abbiamo trasmesso per primo i programmi sportivi con Franco Caputo, Enzo Matichecchia e altri colleghi che facevano parte della nostra radio. In quel periodo si fece anche il pool sportivo, cosa che poi hanno fatto gli altri, giustamente nacquero altre realtà. Beh, siamo stati un po' i precursori di queste iniziative. Però attenzione, grandi concerti a Trani nel campo sportivo, mi ricordo che venivano i Mattia Bazzar, Pino Daniele, i Pooh, Renato Zero, Lucio Dalla, gli Stadio, i Rockets, ti ricordi? Sì. I Rockets. Bellissimo, benissimo, bene. E siamo arrivati agli anni 80. Vediamo un po'. Gli anni 80 li facciamo un'altra volta, va bene? Abbiamo passato un'oretta insieme, basta e avanza. Passeremo agli anni 80 la prossima volta. Allora, oggi abbiamo fatto un salto nel passato, dagli anni 60 agli anni 80, anzi agli anni 70, 79. Poi prenderemo in considerazione gli altri anni, va bene? Chiaramente, okay. Dal libro Ricordando, che ringrazio il mio caro amico Antonio Rutigliano per avermelo omaggiato, e quindi ringrazio tantissimo, perché qui stiamo parlando di quella che è stata la storia della città di Trani, e soprattutto tantissimo. Continuo ancora a ricordarvi che, se volete, potete anche... Grazie della chiamata, ma non ho il microfono. Ah, chi? No, stavo parlando con Cosimo. Lui... si aspetta, io volevo chiamarlo da... Non sa usare il microfono. Vediamo un po' se... Proviamo a chiamarlo da capo. No, perché volevo fargli gli auguri, no? Perché ho fatto un ricordo con lui. Vediamo un po' se... Proviamo di nuovo. Come? Andi un microfono, Telef? Che cacchio di Telef? Un Telef la rota. A Franco l'americano. Questo è peggio di Franco l'americano.
Aspetta, aspetta, facciamo un ultimo tentativo, vediamo se riusciamo a trovare. Io mi trovo una canzone di Isabella Iannetti nel frattempo. Vediamo un po'. Ma mi pare che non la trova. Na, na, na. Vediamo. Niente, non va, non va ormai. Vabbè, lasciamo perdere la telefonata. Mi dispiace per il mio caro amico Cosimo, ma comunque gli faccio ancora tanti auguri di buon compleanno, era giusto per fargli gli auguri. Senti, tu di Isabella Iannetti sai che canzone? Io mi ricordo che c'è un'altra canzone che ha fatto anche Donato Di Leo. Vediamo un po', Donato. Isabella Iannetti. Fatto... No, non mentire. T'hanno visto domenica sera. Lo so. Senti, ma Donato Di Leo ha cantato ultimamente con Martina una canzone di Isabella Iannetti che si chiama Va tu sei libero. Io te la voglio far ascoltare, la voglio far ascoltare anche a tutti gli amici, così magari ci salutiamo, ci rimandiamo all'appuntamento alla prossima occasione. Questa canzone di Va tu sei libero è una versione bellissima, perché c'era anche la versione inglese di Va tu sei libero, e non so se era Leslie Gore, vediamo un po' se sto dicendo Leslie Gore, esatto, un brano di Leslie Gore che si chiamava You Don't Told Me, pezzo del 63, penso un po', cantato da Isabella Iannetti dal titolo Va tu sei libero, ripresa anche in una pubblicità, non so se tu te la ricordi. Ecco, ti faccio ascoltare la versione inglese inizialmente, vediamo se te la ricordi. Pochettino te la faccio ascoltare. Te la faccio ascoltare un pochettino, così magari ti faccio ricordare. Senti un po'. You don't know. Sì, sì, la devo tenere registrata, sì. Benissimo, benissimo. You don't know me. Questa è la parte più bella che si fa nella pubblicità, senti. Bene, c'è anche la versione cantata ovviamente da Isabella Iannetti che vorrei farvi ascoltare, perché infatti Va tu sei libero, tu sei libero di Isabella Iannetti, brano sempre comunque sulla scia di quella versione di You Don't Tommy. Eccola qua, senti, questa è di Isabella Iannetti. Ciao Isabella. Il mio nome non pronunciavo più, per favore il tuo nome l'ho cancellato già dal mio cuore. Vai Isabella, questo è l'inciso. E va, tu sei libero. Va, ma ricordati che come me un dì tu soffrirai. L'hai conosciuta? Raffaele, l'hai conosciuta? Benissimo, non la ricordi perché è una canzone, diciamo, meno sfruttata all'epoca, però bella lo stesso. Tu sei comunque molto più affezionato a T'hanno visto domenica sera, Corriamo e tante altre canzoni, però insomma, sì. Bella Iannetti ha fatto un sacco di successi e questo tra quelli. Senti, adesso noi dobbiamo salutarci, dobbiamo ringraziare tutti i nostri collaboratori come Lusmail, Isabel, la Giussi della Stazione, l'Elettrotto Lucio di Savino, Elettronica 2000, Delta Informatica, Svevo Caffè, il mio caro amico Franco Orlandino, Permaflex Trani in corso Alcide De Gasperi, ricordiamolo che Permaflex Trani è un negozio dove vende materassi di quelli giusti, giustissimi, e poi un posto esclusivo dove poter prenderli sono corso Alcide De Gasperi 19. Mi raccomando, non mancate di andarlo a visitare, troverete Michele, troverete Marco, troverete Giancarlo, troverete comunque uno staff davvero competente. Io ci dormo una meraviglia sui materassi di questi della Permaflex, però ovviamente ve li consiglio davvero tantissimo. Incentiviamo le attività locali, sosteniamole, andate a spendere da loro, come ho fatto io ieri per esempio al mio caro amico Mario Minerva della pizzeria
il grottino che ha fatto un panzerotto di 50 centimetri. Ne ho presi due, ma è come se ne avessi presi sei in pratica. Beh, comunque, se andate sulla mia pagina Facebook troverete anche questo. Il grottino si trova in piazza Domenico Sarro. Sono tutti cari amici che io saluto. Grazie a tutti quanti voi per aver seguito questa puntata. Grazie a Raffaele per essere stato con me. E adesso vi lascio con Va, tu sei libero, della versione cantata da Donato Di Leo e Martina. Ciao Raffaele! Ciao, la prossima, ciao, ciao! Ci sentiamo prossimamente su queste reti, su questi canali online! Online! Ciao! Ciao! Il mio nome, non pronunciarlo più, per favore. Il tuo nome l'ho cancellato già dal mio cuore. E va, tu sei libera, va, ma ricordati che come me un dì tu soffrirai così. Ma il mio nome tue labbra ancora tornerà, il tuo cuore sicuramente mi cercherà. Per favore, il tuo nome l'ho cancellato già dal mio cuore. Allora, caro Donato, sembra ieri 1963. È un noto tale scout di Trani, Felice Piccarreda, credette in me, mi condusse a Milano, mi fece conoscere i discografici della Durium, mi ascoltarono e immediatamente mi fecero un bel contratto. Contemporaneamente conobbi un grandissimo mito, Adriano Celentano. Un attimo solo, perché di rito quando si parla di Celentano, il dio della musica scatta un applauso fortissimo, perché è un grande veramente. Ma guarda un po' che fortuna che ho avuto. Allora, appena mi vide, mi disse: uè, te, ragazzina, vuoi far parte del clan? E invece Felice Piccarreda rispose: ormai fa parte della scuderia Durium, non può essere del tuo clan. Intanto mi affidarono al grande Michi del Prete, un grandissimo autore, il quale un giorno, nella sua Spider fiammeggiante... Un attimo solo, La Spider ce l'ha anche mio zio lì, Ah, beh. Poi ce la presta. Va bene. Poi la presti, zio, lo Spider.
Allora chiediamo allo zio un prestito per la Spider e chiaramente lo facciamo diventare Michi del Prete, no? E se lo trasformiamo un po' da Michi del Prete, anche se somiglia a Nicola di Bari, eh? È vero, beh, allora cerchiamo di essere un po' più decisi. E allora, tamburellando in macchina, sul volante, mi canticchiò un motivetto. Un motivetto, e lui mi disse: cosa ne pensi? Io, sinceramente, basita, risposi: ok, va bene. E fu così che di Adriano Celentano, mogol del Prete, nacque... Mentire! T'hanno visto domenica sera passeggiare con quella smorfiosa, e non dir che non è verità, non dir di no. Guardare, se ti parlo di cose che sai, che hai fatto tu.